viene la tua psicologa. Buongiorno, Pipuz! Tu con l'iPad sei buona. Ci dobbiamo dare una mossa, Thor. Un po' arriva la psicologa di tua sorella. Continuo vietnamite, è buono. No, non possiamo farlo finché vietnamite. Oh mio Dio, mi stanno succhiando le energie queste persone. Comunque, bisogna queste due persone, sì. Adesso andiamo a Gallarate! Io non vi ho aggiornato, è venuta la comportamentalista, ci ha dato delle dritte da provare a vedere se in questo modo funziona. E quindi niente, proveremo con varie cose. Abbiamo già comprato i giochi per la mente, per attivare la mente del gatto. E non so quando arriveranno, spero presto, perché almeno riusciamo già a iniziare a tranquillizzare Freya. Comunque, nel frattempo, Andrea ha avuto la brillante idea di tirar fuori tutti i libri di Singapore, Cina, Thailandia, Taiwan, Taipei, Giappone, Asia, gourmet, bla bla bla. E ci ha detto di scegliere le ricette che vogliamo mangiare questa settimana che è a casa, che è in ferie, per mangiarle, per farle, per cucinarle. Però se lui è a casa, io lavoro, chi cucina lui? Io ho segnato allora teriyaki di salmone, che voglio provare a farlo, spring rolls ai gamberi, ho segnato perché voglio provare a fare questi qui. E noi facciamo tutta la settimana a fare queste ricette. Esatto. E poi per ultimo la salsa teriyaki, ma non allo zenzero, perché la voglio fare senza zenzero. La mamma mi ha preso le peppe. Che bellina. Grazie, mammina. Sono proprio belle. Mi hai comprato le peppe. Grazie. La mia mamma mi vizia. Faccio le iguane. Andrea si arrabbia. Che bella musica. Prima io volevo le focaccine, mi fa no, perché tanto poi l'altra volta ne hai avanzate due. Vado da mamma, mamma, ma le focaccine le hai prese? No, adesso le vado a prendere, le va a prendere. E lui si arrabbia perché dice: ma hai preso le focaccine? E poi ha preso anche una marmellata buonissima di lamponi e cioccolato bianco. Sembrava pomodoro. Un cucchiaino. Ma non è vero. Ma perché dici queste cose? Lei mangia la plastica. Che gli è lello? Gli dici niente che mangia la plastica? Ma le mie non le vedi? Adesso le guarda. E poi ha preso anche il Galak, che è il mio preferito. E non lo mangiavo tipo da quando ero piccola. È bella anche le tue. Dato che noi siamo dei ciccioni, ci piace mangiare. Tempo fa avevamo preso questi libri della cucina orientale. Esatto. E dato che questa settimana io sono in ferie, ho obbligato Gloria la fancazzista, perché se fosse per lei comprerebbe tutto già pronto. Non è vero, che bugiardo. Non è vero, perché faccio un sacco di video ricette e loro lo sanno. Anche la carta già pronta prenderesti per non fare fatica di farla. Angura. Quindi questa settimana che sono in ferie abbiamo già scelto delle ricette e siamo andati a... In realtà se so che c'è Andrea che cucina, io divento fancazzista, ma se tu come tutti i giorni non ci sei, perché lavori dalla mattina fino alla sera, io mi provvedo a mangiare da sola e loro sanno bene, perché nei weekly vlog vedono che cucino. Appunto, che cosa mangi da sola? Cose già pronte. Non è vero. Sentite, voi lo sapete. Voi... Tra l'altro io ho preso le piadine però di mais, perché ho visto il video di Cristiana, la pizza piadina, e la voglio provare a fare, che mi ha ispirato un sacchissimo, proprio mi è venuta l'acquolina mentre lo guardavo ieri, che erano tipo le 2:30 di 3 del mattino, e top. La mia tenuta di oggi, molto sportiva. Queste sono le scarpe! Mi piacciono un sacco, come stanno anche con questi pantaloni. Se vi interessa il modello, perché so già che magari qualcuna me lo chiederà, si chiamano Nike Revolution. Vabbè, il mio numero è il 38 e mezzo. Tra l'altro erano scontate. Che carina la mami che mi ha fatto questo regalino. Allora, stasera facciamo teriyaki di salmone e zuppa di gamberoni piccante con latte di cocco, che il piccante si aggiunge dopo, quindi la mia non sarà piccante ma la vostra. Sì. Accettiamo la sfida? Accettiamo la sfida. Andiamo in parsley. Allora, per prima cosa si mette il riso all'interno. Mettiamo del riso. Si deve lavare il riso, e tante volte, fino a che non esce l'acqua limpida. Poi si copre il riso con l'acqua e un pochino di sale, fino a... dipende da quanto riso c'è, tipo... questo è il mio riso, no? E ride tanto, come vedete. Io riempio, per esempio, il riso tanto così. Deve essere comunque tutto coperto dall'acqua. Non ci deve essere nessun chicco che sporge di fuori. Sporge? Quelle parole tipo forchetta. Forchetta.
aspetta, vabbè. E quindi dopo cosa faccio? Lo faccio andare a fuoco alto. Quando inizia a bollire l'acqua, abbasso la fiamma al minimissimo e copro col coperchio e conto 15 minuti. Dopo 15 minuti spengo la fiamma, il coperchio non deve essere mai alzato, deve stare altri 15 minuti col coperchio lì da solo. Dopo altri 15 minuti quindi alzate e avete il riso cotto al vapore stile giappo, pronto anche per farci il sushi. A fuoco lento. Quindi niente, io adesso farò questo e io direi di staccare perché se no diventa un vlog lunghissimo e domani l'acqua di Genova non riprendiamo niente! Abbiamo sgusciato tutti i gamberetti. La Feir sta preparando una salsa teriyaki. Sono contentissima perché ho fatto la salsa teriyaki! Io l'adoro, questa qua è il salmone col sesamo. Infatti ogni volta che andiamo all'Iro mi ero innamorata della salsina e non sapevo che fosse la teriyaki e mi è uscita! Ah! Sono troppo gasata! Power 2 minutes con il sesamo. Wow, buonissimo. Buon appetito. Com'è? Ottimo. Yes! Sono contentissima. Io sto godendo, per questo credo sia il mio piatto preferito di sempre. No, vabbè, buonissimo. Questa salsa teriyaki è uscita una bomba. Mamma mia, è buonissimo, ragazze. Cioè, provatelo, fatelo, perché è veramente buono. Siamo a Genova. Stiamo andando all'acquario. Oh, che bello. C'è una pioggerellina fine. Cioè, va, fammi volare un po' in giro. Questo è il mondo, fa girare per ogni sera. Guarda quello che ho detto. No, ma non ci credo. I pancioni hanno. Con la mano lo tiene. Oh, quanto siete grassissimi. Guardali. Quanto siete buoni. Io li abbraccerei. Il dugongo sta mangiando resti di torta che Gloria gli ha lasciato. Apprezza molto la torta margherita che gli ha preparato. Quello dietro sta chiamando gli amici per fare un festino. Wow! Oh mio Dio, quanto è carino! Ecco. In realtà gli voleva tagliare la coda perché ha detto tu ce ne vuole la mia. Guarda, guarda. Oh, ma quanto siete giurgioli! Che belli i baffettini! Oh! Però, caspita, sembra che vola, è una roba assurda. Wow! Guarda, fa le piroette. No, vabbè, mi fa morire. È goffissimo. Guarda, non ho visto. Sei troppo figo. Oh, ma tu quanto sei carino. Siamo nella parte dove ci sono i delfini. Sono super super intelligenti. Cioè, io li amo. Sono più intelligenti di Gloria. Questo, cioè, è sicuro? Incredibile. Perché le ciabelle del delfino ti sono presto il maschile. Wow, musino. E com'è che fanno i delfini? È proprio un vampiro, ma gli hai visti i denti? Quanto è carina. Ma sei bellissima. Sta immobile? Sì. Cioè, ma che roba? Se lo guardi bene. Come respira sotto? La pappagorgia. Veloce, eh? Sì. Ehi, tu! Ciao, sono insieme a delle patatine! Ciao! Ciao! Ah, dite i nomi, dai! Roberta! Laurianna! Ciao. Ciao! Ciao! Pausa merenda. Siamo fermati perché siamo usciti prima dall'acquario, abbiamo fatto tutto presto. E niente, siamo stanchissimi ma soddisfatti. Guardate!
Questa sarà la mia bacchetta. La bacchetta di Sambuco. No. La bacchetta di Sambuco ha scelto me. Queste sono le ragazze che mi hanno fermato all'uscita dell'acquario e che abbiamo fatto una foto, però io ero talmente emozionata che non ho pensato di vloggare quel momento, quindi ragazze vi ringrazio per avermi fermata e per la foto. Siete state dolcissime, quindi anche se non siete finite nel mio vlog, finite adesso con questa foto. Un bacione a tutte quante. Ma che luce gialla, buongiorno! Siamo per fare la pola perché ci siamo svegliati un po' tardi oggi, ci siamo riposati perché ieri siamo tornati che eravamo stremati, stanchissimi. Ma che è? Mamma mia, topi morti, ne abbiamo nei capelli. Riusciamo a prendere gli altri ingredienti per quello che dobbiamo cucinare stasera. Sì! Mamma, queste guanciotte io me le mangio come zio insieme alla marmellata. Mamma mia. E niente, ciao, noi mangiamo. Ciao, noi siamo appena tornati, che abbiamo fatto la spesa, siamo andati sia al supermercato, quello dove vende tutte le cose orientali. Mi sono già in pigiaminata, mi devo struccare perché, vabbè, questo fondotinta che sto mettendo, che è quello lì giapponese, cioè coreano, scusate, non mi fa sentire la pelle tappata, quindi mi sento veramente come se non ho su niente, perché è molto molto leggero. E quindi però mi devo struccare perché almeno mi metto già la crema, quella lì alla bava di lumaca, che mi avete consigliato di usarla, una ragazza mi ha consigliato di usarla la sera perché è fotosensibile, infatti d'ora in poi la utilizzerò prima di andare a dormire. Abbiamo preso un sacco di cose che non trovavamo dalle altre parti, come le polveri e le varie paste per fare tutti i piatti che abbiamo in mente di fare, vedete, tipo dashi miso. Poi mi sono presa io per me l'olio di cocco puro 100% per fare i miei impacchi ai capelli, ed è ottimo anche per struccarsi perché l'altro l'avevo finito. Tra l'altro si può utilizzare per cucinare, quindi al posto del burro, al posto dell'olio si utilizza questo. Allora, la Fair sta cucinando precisamente gli spring rolls. Qua ci sono tutti gli ingredienti. Qua ci sono gli spring rolls già pronti. Deve avere il piano un po' inumidito. Si mette l'interno che vogliamo. Si fa prima un giro così. Poi si prendono i lati e si chiudono e si gira ancora. E voilà, il pollo in salsa teriyaki con letto di riso al vapore e voi piccante ovviamente. E questi sono gli spring rolls. Grazie, grazie. Grazie. Gloria sta diventando top per questi cibi orientali. No, adesso dovete dirmi come sono. Brava. Allora, io adesso con la mia bacchetta di Sambuco farò una magia. Boh, vi fa una torta? Comparum tortam. Perfetto. Buongiorno! Colazione non molto salutare. Oggi mangio la torta che ho fatto ieri sera con sopra il cioccolato bianco. E poi qui c'è il latte, quello di hazelnut, di nocciola, con il tè matcha. Io sto facendo la pizza, come mi è uscito? Sei bravo! Oh mio Dio! La pizza piadina! Sto facendo la pizza piadina! Io, Ale, che non voglio venire ad abitare con te! Ecco qua! Beh, molto buona! Buonasera, noi siamo tornati a casa, ci siamo andati anche oggi a fare un po' di giri, però non vi ho portato con noi perché, dai, mettiti a fuoco, perché ho la telecamera praticamente scarica, infatti spero che registri anche questo pezzo. E abbiamo fatto stasera gamberi con ananas, cocco e curry. Poi abbiamo fatto questi qua che sono i boh, un nome strano, questa specie di verdura strana. E poi abbiamo fatto le capesante. Questi sono i piatti. Le capesante con salsa di soia e aceto di... no, e sake. Ciao Barry! Ciao! tipo così. Allora, noi mangiamo... è un video. Limone e pepe rosa e pisticchio. Rum e cioccolato. E cioccolato al pistacchio. È buonissimo. Pistacchione. Limone e pepe rosa. Volevo farvi vedere che Freya ha praticamente fatto fuori tutti i croccantini dei giochini, quelli mentali, attività mentale. Cioè,
Sono figosissimi. Praticamente dovete spostare. Dovete. Il gatto sposta tutte queste sezioni e trova il cibo. Boh, fa così con la zampina che già l'ha fatto. E tira fuori la scatolina. Poi fa così con la pallina, tira fuori altri croccantini. E invece rimangono in questi cosini. E lei ci infila dentro le zampine e li tira fuori. E stessa cosa nella pallina lì. Comunque, oggi mi sono arrivati questi qui. Che vengono dagli Stati Uniti. Sono praticamente degli stickers, ma veramente ben fatti. Ci sono fatti così con questi foil. Poi ci sono questi che sono con le bandierine. Ci sono questi altri con queste sezioni vuote, quindi se ci dovete scrivere sopra, veramente utili. Altre bandierine, altri quadratini. Si chiamano Station Stickers Club. E appunto questi, come vi dicevo, sono del mese di febbraio. Ok, per adesso ho utilizzato solo questi due, ossia Bai e i fiorellini. Colonna. Ma sei una coccolona tu, eh? Buongiorno. Cosa stiamo facendo? Stiamo mangiando un panino. Dove? Dai miei genitori. Ciao. Cosa abbiamo fatto oggi? Racconta, che siamo stati in giro. Poi? Ci siamo mangiati un panino. Esatto. Poi? Abbiamo comprato i fondali. Abbiamo comprato gli sfondali. Gli sfondali, altri sfondi. E basta. E adesso mangiamo chips. Buongiorno, oggi è domenica ed è l'ultimo giorno del weekly vlog. Ha dormito con me Isabella perché anche oggi sono andati a giocare a Soft Air. Ho sistemato un attimo la postazione perché era piena di casini. Perché adesso registro il video sulla mia postazione, che era da tantissimo che lo volevate vedere. Infatti l'avrete già visto perché è già online sul mio canale e mi sta chiamando Isa. Eccomi qua, è pomeriggio, io ho appena finito di filmare il video sulla postazione, come vi avevo detto. E niente, adesso io mi metto a montare il video perché domani lunedì deve essere già carico. E stasera poi mangiamo tutti insieme. Niente, io chiuderei qui questo weekly vlog, spero che vi sia piaciuto. Vi mando come sempre un grossissimissimo bacio, vi ringrazio per tutto l'affetto che mi date ogni volta nei commenti. Io vi leggo sempre tutte quante, anche se magari poi non ho il tempo, perché pubblicando sempre 3 video a settimana ho sempre tanti commenti, ma non solo su YouTube, proprio su tutti i social. Però sappiate che anche se non vi rispondo, io vi leggo tutte quante perché sono una malata, quindi devo sempre vedere che cosa mi scrivete. E sappiate che vi porto sempre nel mio cuoricino. Vi mando veramente un mega abbraccio a tutte quante. E ci vediamo al prossimo video. Ciao patatine e patatini.